Salve ragazzi, finalmente è arrivata la nuova divisa dell'enigmista. Finalmente siamo operativi. Il marziano. Ragazzi, vi invito a iscrivervi, sempre più numerosi. Coinvolgete i vostri amici e mettete like. Passate la voce, questo canale deve esplodere. E poi domani ricordatevi che dobbiamo distruggere Merdigno. Dobbiamo farlo esonerare, mi raccomando. Oggi però vi volevo parlare del signor Benatia. Il signor Benatia, che l'ha fatta fuori dalla tazza. Certe cose vanno risolte in privato, non devono mai uscire dallo spogliatoio. Si è lamentato come un bambino. Farò i miei conti a gennaio, vediamo se gioco, non gioco tanto. Signor Benatia, perché non ti conquisti il posto con le tue forze, con la tua voglia di spaccare il mondo, non piangendo, non frignando come una bambina. Conquistalo sul campo. Ancora abbiamo tutti in testa quello che hai combinato. Al minuto 92 a Madrid, con quel fallo idiota, ma non tanto il fallo quanto aver tenuto in gioco l'avversario in quel modo. Poi sei stato costretto a fare il fallo. Questa è solo una della serie di cazzate che hai fatto, assieme a tante altre cose buone come il salvataggio di domenica. Ma non basta, conquistati il posto, idiota, invece di frignare. Poi volevo parlare della signora Vandanara, che la fa sempre fuori dalla tazza anche lei, grandissima zoccola. Ieri, il mio Icardi ha fatto un gol solo meno di Ronaldo e ha giocato 3 partite in meno. Avesse giocato col Genoa avrebbe fatto 3 gol. Deficiente! Ma che cosa facciamo? La gara a chi fa più gol, a chi ce l'ha più lungo? Io ce l'ho più lungo di te? Idiota! I gol si pesano! Non basta farne a tonnellate, si pesano! Guarda domani, che c'è di nuovo la Champions, l'habitat naturale di Cristiano! Idiota! Che cosa vuol dire? Chi fa più gol, il giocatore più forte dal mondo? Idiota! E allora Immobile, 2 volte cannoniere più forte di tuo marito, zoccola! Squadrina! Che cosa vuol dire? Che Forlan, quando vinse Diego Forlan, la scarpa d'oro era più forte di Messi e di Ronaldo? O Aldo Serena, quando fece una caterva di gol nell'89, Aldo Serena era più forte di Van Basten che distruggeva il culo nel mondo, a tutti, al Real, gol assurdi! Vi ricordate quella ciofeca di Aldo Serena? Che cosa vuol dire? I gol si pesano, mignottona! Tu e tutti gli altri che non capiscono un cazzo. Piontek che ho fatto 9 gol. Immobile, Icardi, più di Ronaldo. Idiota, pesiamoli a fine stagione i gol, sgualdrina. E sintonizzati pure tu domani a gufare, tanto te lo prenderai sempre in quel posto. Domani, cara la mia banda, ti prenderai questo. Tu e tutti gli altri, fino alla fine ragazzi, forza! Ragazzi, piccola dimenticanza. Mi stavo dimenticando di premiare il commento al video, allo scorso video. Il miglior commento è stato di King. Bravo King. Parole sante sulle mogli. Fino alla fine. Do you still dream about when